il primo documentario che racconta delle storie di whistleblower, cioè l'appuntamento su cui tutti siamo concentrati, che è quello del PNRR, che necessita di una serie di presidi in termini di prevenzione della corruzione per essere certi che le risorse e i fondi possano essere spesi nel migliore dei modi possibili. Nel 2017, anche se con grande ritardo, questa legge per tutelare i whistleblower fu approvata, però da allora tutto si è fermato. C'era una direttiva da parte dell'Unione Europea che doveva essere recepita entro lo scorso anno, questo non è avvenuto. È da una parte urgente che l'Italia finalmente recepisca questa direttiva, è già anche arrivata una lettera da parte della Commissione Europea che ricorda appunto all'Italia di essere in ritardo. Tutte le aziende con più di 50 dipendenti dovranno dotarsi di canali di segnalazione, i segnalanti potranno anche, nel caso in cui ritengano che la loro segnalazione all'interno di questi canali, diciamo, aziendali sia a rischio, potranno anche segnalare all'esterno. Come si spiega questo ritardo? Manca la volontà politica da parte del governo Draghi? Non abbiamo saputo che cosa sia successo, che cosa sia inceppato nella macchina che abbia fatto sì che ad un certo punto il testo non sia andato avanti, ma soprattutto non sono neanche state raccolte le nostre richieste di essere parte di questo processo. Questo ritardo, devo dire, è inspiegabile, perché in un momento in cui noi siamo osservati speciali dell'Europa e stiamo utilizzando i fondi del PNRR, valorizzare la figura del whistleblower è assolutamente essenziale. L'appello è assolutamente quello di recepire rapidamente la direttiva e garantire la trasparenza su tutti gli affidamenti pubblici del PNRR. La trasparenza garantisce velocità, garantisce partecipazione dei cittadini, non rallenta, ma aiuta le buone pratiche, aiuta a investire bene questi soldi, che sono soldi del futuro, delle nuove generazioni, che non possiamo accettare o considerare che finisca in mani sbagliate. Manca, secondo me, attualmente la volontà politica di portare avanti, diciamo, questo aggiornamento, che sarebbe fondamentale anche per la tutela di questo valore nel settore privato. Io credo che la volontà politica sia una parte mia e parimenti anche di il fatto dove sbrigarsi ad approvare la legge di delegazione, in cui ci sono i territori di delegazione, dopo di che il ricordo di chi sei pronto, è uno schema di fatto legislativo pronto che deve poi passare alla Camera per il parere. Quindi sono veramente un risposto di tutto il 2022 l'anno in un anno in cui verrà attivata questa direttiva, verrà recepita questa direttiva nel nostro ordinamento. Era stato quel tempo, per il 2017, uno dei primi estremi oppositori a questa parte di questo governo, che è stato un sottosegretario con il ministro della giustizia, e questo è stato sempre da parte di quella forza politica, anche in un riconoscimento verso delle cose, che la direttiva c'è, tutta la dove ricepire, per un riconoscimento tutto il mio importante, mi da un fondo. Io tengo garantito da questo punto di vista anche dalla Guardia Civile, Stabia. Io sono garantito che lo scambio di questo punto di pronto, ma anche poi questo passaggio al Senato per approvare la legge di delegazione. Crediamo che la politica tutta non possa perdere questo appuntamento e quindi occorre andare in questa direzione, occorre farlo subito.